Quando è usato come congiunzione, quad può introdurre una subordinata completiva dichiarativa, come in questo passo, tratto da una lettera di Cicerone ad Attico, lettera in cui Cicerone confessa di aver sperato in un possibile incontro chiarificatore tra l'amico e il fratello Quinto, incontro che però non si è verificato. Sed accidit per incommode, alla lettera, ma è accaduto in maniera molto sfavorevole, cioè è stata una grossa sfortuna, quod eum nusquam vidisti, che tu non l'abbia visto da nessuna parte, nusquam. Qui la funzione dichiarativa di quod è facilmente riconoscibile dalla presenza nella reggente della locuzione accidit più avverbio di modo, accidit per incommode. Il quod spiega, rende chiaro cosa è accaduto. In una lettera al proconsole Publio Lentulo, Cicerone scrive: Quod mii de filia et de Crassipede gratularis agnosco humanitatem tuam. Quanto al fatto che ti congratuli per mia figlia e Crassipede, Cicerone si riferisce al matrimonio della figlia Tullia con il patrizio Furio Crassipede, agnosco humanitatem tuam, apprezzo la tua gentilezza. In questo caso il quod è una congiunzione dichiarativa con valore di quanto al fatto che. La riconosciamo in quanto è collocata all'inizio del periodo ed è priva di stretti legami sintattici con la frase reggente. Specifica l'occasione che ha determinato la trattazione dell'argomento. Nell'orazione De Domo Sua, pronunciata nel 57 a.C. dinanzi ai pontefici per chiedere che gli fosse restituita l'area della sua casa che era stata incendiata dopo il suo esilio, Cicerone scrive: Non nulli propter timorem quod se in senatu tuto non esse arbitravantur discesserunt. Alcuni non nulli si allontanarono, discesserunt, per il timore, propter timorem, quod perché arbitrabantur pensavano se in senatu tuto non esse, di non essere al sicuro in senato. In questo caso, quod introduce una subordinata causale che può dipendere da qualsiasi categoria di verbi o di locuzioni. Quod assume questa funzione perché tra la reggente e la subordinata c'è un rapporto di causa ed effetto. La fuga dal Senato è l'effetto, la conseguenza della sensazione di insicurezza generale.